un produttore come Asus, che in questo 2015 ha convinto con una gamma quasi sterminata di smartphone Zenfone, non riuscire a chiudere l'anno col prodotto perfetto? Purtroppo sì, purtroppo è il caso di Zenfone Go, che porta l'esperienza Zenfone nella fascia più bassa del mercato, con un prezzo di listino di circa 140 euro, che però purtroppo non convince. Scopriamo perché in questa recensione breve ma intensa. Prima di tutto, Asus Zenfone Go è un prodotto che nasce con un hardware abbastanza interessante. È basato sul processore MediaTek quad-core, ha ben 2 GB di RAM, è un dual SIM, ha memoria espandibile e un display HD di buona qualità. Un prodotto che sulla carta si potrebbe difendere molto bene e potrebbe dare del filo da torcere a quella serie Motorola che da sempre è un meglio Moto G. È un po' la frase ridondante che si legge sui forum, sui blog e sui commenti che ci lasciate nel sito. Purtroppo, a conti fatti, Asus Zenfone Go ha una doppia anima. Da un lato porta tutto il buono della personalizzazione che Asus ha pensato per la sua serie Zenfone. Si tratta della Zen UI, un prodotto vero e proprio che va a modificare l'esperienza di Android, migliorando tantissimo alcuni aspetti, soprattutto lato personalizzazione. Fondamentalmente su Zenfone Go troverete la stessa esperienza che troviamo su Zenfone 2 top gamma, quello per intenderci con 4 GB di RAM e processore Intel quad core. È infatti praticamente la stessa identica UI, ripresa in tutto e per tutto, con tantissime opzioni, possibilità di modificare il launcher in maniera pressoché infinita, supporto ai temi e anche gli stessi applicativi. Infatti Asus non ha scelto di limitare il numero di applicazioni preinstallate su questo Zenfone Go, che ha 8 GB di memoria interna, ma ha portato tutto il suo pacchetto di software all'interno di questo device, limitando in maniera importante la memoria disponibile per l'utente. A conti fatti, nonostante sia un MediaTek e nonostante abbia la memoria espandibile, anche se voi imposterete la memoria SD come archivi di massa, non potrete installare le applicazioni sulla memoria esterna. Questo perché credo ci sia un bug, un difetto, una sorta di mancanza di impostazione ulteriore che permette di rendere la scheda SD come memoria d'archivio di massa. Se avete seguito le nostre recensioni saprete che i MediaTek hanno questa opzione già con Lollipop, quindi non serve Marshmallow, però questa opzione si attua in due passaggi. Il primo è impostare la memoria come archivio di massa nelle impostazioni, l'altro è, aprendo il menu sempre dalle impostazioni della memoria, ulteriormente dare come SD la scrittura predefinita. Questo ulteriore menu non c'è sull'Asus, è come se mancasse, e probabilmente il nocciolo della questione, il problema dello spostamento dell'applicazione sulla SD, sta proprio in questa mancanza di implementazione. In pratica, tutte le applicazioni che avete installato sullo smartphone, e vi assicuro che al primo avvio ce n'è un numero quasi infinito, non si possono spostare sulla memoria esterna. Oltre a questo, anche le applicazioni nuove che installerete non possono essere installate nella memoria esterna e, di conseguenza, giochi importanti come Asphalt 8 neanche possono essere installati perché non c'è spazio sufficiente. È un vero peccato perché la Zen UI è molto ben fatta, è estremamente flessibile all'utente e anche su smartphone di questo calibro con 2 GB di RAM, anche se il processore non è particolarmente potente, si muove molto molto bene, la fluidità è ottima. È chiaro, c'è un po' di affaticamento, la tastiera non è proprio rapidissima, infatti è preferibile mettere quella di Google. Ci sono dei frangenti in cui il telefono carica un po' tanto, l'applicazione fotocamera deve muovere troppe opzioni, troppe modalità d'uso ed è un pochino lenta. Però, insomma, per 140 euro, prezzo che si trova su Amazon, ci può stare. È comunque un prodotto che uno sa cosa compra, sa che non compra un top gamma e quindi qualche lentezza ci può essere.
Purtroppo la ZenUI ha anche un tallone di Achille, segue troppo una logica di aiuto verso l'utente. In pratica Asus pensa che l'utente sia estremamente poco esperto, estremamente non conscio di quello che è il potenziale del telefono e non consapevole delle applicazioni che ci sono. Durante l'utilizzo di Zenfone Go e comunque della serie Zenfone vi ritroverete un'infinità di messaggi di ottimizzazione, di pop-up, di aggiornamenti, di Zenfone UI, di Zenfone software, di piccoli badge rossi che vi indicano nuove funzionalità. Insomma, la prima settimana d'uso sarà un po' una lotta contro tutte queste informazioni che vengono martellate in questo smartphone e che di fatto poi vanno a rallentare quella che è l'esperienza quotidiana. Purtroppo la maggior parte delle applicazioni non si può neanche disinstallare dal sistema, quindi a parte un paio di software vi ritroverete veramente tanta immondizia digitale. Poi magari qualcosa di utile c'è, effettivamente le applicazioni Asus sono veramente molto ben fatte, però era il caso in un prodotto di questa fascia probabilmente tarare la ZenUI, l'interfaccia Asus, in maniera un pochino più flessibile, in maniera un pochino più leggera, più semplice e meno ricca. Insomma, poi alla fine non serve tutta questa roba. Fatta questa lunga premessa, le prestazioni, come ho detto, sono comunque piacevoli, buone nella sua fascia di mercato. Ha un paio di mancanze importanti: non c'è il 4G, la SIM infatti sia sul primo slot sia sul secondo slot è soltanto 3G, c'è comunque il supporto per Wi-Fi, Bluetooth, la qualità delle chiamate è molto buona, il vivo voce discreto. La ricezione è abbastanza buona, c'è un po' di lentezza nella perdita e nel riaggancio del segnale e soprattutto con il wifi non si ha un range di azione particolarmente ampio, però comunque è un prodotto che per qualità prezzo ci sta, anche perché la cover posteriore è molto piacevole, è leggermente morbida, non è gommata, però insomma ha un grip buono, si apre, permette di andare a sostituire la batteria e quindi è un prodotto sicuramente completo. Lato fotocamera, l'ho accennato prima, abbiamo un'interfaccia veramente ricchissima di opzioni, tra l'altro troviamo tutte le modalità d'uso della fotocamera che abbiamo sulla gamma Zenfone di fascia alta, ma cosa ancora più assurda, troviamo praticamente lo stesso software dello Zenfone Selfie, quindi con la fotocamera anteriore che chiaramente non ha quella qualità, comunque avrete la possibilità di sfruttare la bellezza volto, di fare gli autoscatti e di migliorare una serie di opzioni che poi alla fine sono forse anche troppe per l'hardware che c'è, insomma. L'HDR comunque funziona molto bene, si vede la differenza tra le foto normali e quelle in HDR, i video sono sufficienti, però insomma più di tanto non si può spremere da queste ottiche. In definitiva, senza scendere in inutili benchmark, inutile test di velocità che avete già apprezzato in questo video, perché comunque stiamo parlando di un prodotto che nella fascia Zenfone non è un prodotto consigliabile, con 30-40 euro in più trovate sicuramente uno Zenfone 2 di fascia bassa, 179 euro, che è nettamente migliore. Ecco che la mia recensione si conclude con una frase: non tutte le ciambelle riescono col buco, e in questo caso Zenfone Go non è uscito bene. Forse magari con un posizionamento a 89 euro, 99 euro si potrebbe pensarla in un modo diverso, però insomma, se si riuscisse a togliere un po' di bootware che c'è all'interno di questo smartphone, molte cose potrebbero cambiare. Magari con Marshmallow, magari con aggiornamenti, Asus ci ha abituato molto bene, la situazione migliorerà, la SD potrà davvero essere utilizzata, il giudizio potrebbe quindi cambiare leggermente, ma in sostanza è un prodotto che vale quello che costa, ma non vi aspettate una flessibilità a 360 gradi, soprattutto se amate installare applicazioni. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, mi piace a questo video, un saluto a tutti, Niccolò Roli per hdblog.it.